Può capitare che le nostre piante abbiano un aspetto sofferente e una crescita un po' stentata, benché le bagniamo regolarmente e magari le consumiamo. Questo può avvenire semplicemente perché nelle piante in vaso, quando versiamo l'acqua, può succedere che l'acqua scorra lungo i lati e non riesca a bagnare esattamente il centro del vaso, proprio dove risiedono le radici. Sotto la pianta, quindi, si forma quasi uno zoccolo asciutto che non permette alla pianta di pescare le risorse e quindi di crescere come dovrebbe. Non c'è modo migliore, allora, che prendere il vaso e immergerlo completamente in acqua. Lo possiamo fare nel lavandino o in un catino. L'importante è che il livello dell'acqua sia circa 2/3 l'altezza del vaso. Lasciamo la pianta per circa mezz'ora. Vedremo che all'inizio il vaso tenderà a galleggiare, segno proprio che il terreno è molto asciutto e ci sono bolle d'aria all'interno. Dopo circa mezz'ora il vaso invece sarà appoggiato sul fondo, perché la terra si sarà bagnata e si sarà idratata completamente. Lasciamola quindi sgocciolare bene e rimettiamola al suo posto. La pianta ne trarrà immediatamente beneficio.